ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo qua con una piccola parte della crew, membro. In realtà esatto, Gabri, non l'avete mai conosciuto. Ciao a tutti ragazzi. E purtroppo il nucleo ci ha lasciato. C'è anche Filo, proprietario del mezzo che oggi presenteremo. 2002 cavalli, perciò non sono pochissimi, vabbè, potrete ipotizzare, comunque a breve scoprirete tutto, tra specifiche tecniche a un po' anche di movimento. Vi facciamo vedere un po' il Roma 12094D, non chissà il nome del yacht, da fuori. Questo qua è il mezzo, si tratta di un Ferretti 62, che equivale a dire 18 metri e mezzo, 19. È un mezzo del 2006 che però tiene il suo valore, perché appunto i Ferretti sono fatti molto bene, hanno motori migliori che ci sono in commercio, che, i quali sono dei diesel 1100 cavalli ognuno, sono due motori chiaramente entro bordo. Sono belli perché non hanno tanta manutenzione, i prezzi diciamo per mantenere questa barca sono relativamente bassi. E adesso passiamo alla parte nettamente più divertente. Qua siamo sul tenderino che è un 40 cavalli per 20 kg e mezzo, quindi tuona ai pazzi. Qua c'è il Briga che è pronto a farvi vedere un po' d'azione. Briga, impazzisci un po'! Una Sea-Doo che ha un motore Rotax. Non potete capire come tuona, è una cosa imbarazzante. Se non ti aggrappi ai pazzi voli via, cioè veramente. È assurda, cioè abbastanza. Ma infatti. Il Briga non ha ancora capito che va utilizzata in piedi, perché altrimenti spacchi la schiena, però niente. Domani ne soffrirà le pene dell'inferno. Quello lì è nettamente il mezzo più divertente, ma non il più pericoloso, perché questo tenderino qua, guidato con questa cagata qua, è davvero pericolosissimo. Cioè, io facendo uno sparo, al terzo salto che mi sono ritrovato quasi in acqua, è impossibile avere il controllo di sto robo, perché per girare a destra io devo mirare a sinistra. Per accelerare non bisogna far così, bisogna far così, quindi quando vuoi rallentare in pratica dai l'accelerata finale che ti fa ritrovare in mezzo alle eliche. Passo la camera al Briga. Okay. Stiamo switchando mezzo. Bravo. Allora vi faccio vedere da questo punto di vista la moto d'acqua. Allora, questo pezzo è fondamentale, perché nel momento in cui noi cadiamo si stacca dalla moto, la spegne, perché la moto una volta accesa, anche se lasci il gas, va in avanti. Quindi se dovessi cadere e non si spegnesse la moto, ciao ciao. Qua c'è il tasto accensione. Qui abbiamo qua la benzina e qua il numero di giri del motore. Questa qua è una moto d'acqua che arriva a circa 8000 giri, che non penso sia il massimo delle performanti, diciamo, però comunque è un bel divertire. Adesso passiamo a farvi vedere un piccolo tour degli interni, perché comunque ha delle piccolezze molto interessanti. Questa qua è la prua della barca,
Dispone di un solo sistema di ancoraggio. Adesso le barche ne possono avere due. Può essere tirata su e giù. Chiaramente tirata su elettronicamente. Oltre che passiamo alla parte interessante di ogni yacht, che è la parte interna e il fly. Entra da una porticina oscurata. All'interno c'è un bel televisore bello grande, un divanetto per giocare a carte. Qua c'è una parte molto interessante, che è il sistema di pilotaggio interno. Ha tutti i sistemi ride by wire, che vuol dire che sono gestiti elettronicamente e hanno un leggero ritardo, cioè giro il timone, dopo un po' il timone della barca gira. Questo modello è 620 ferretti. Io so se si possono accendere. Hai vari schermi per vedere mappe, eccetera, eccetera. Tutti i sistemi per controllare le varie cose elettroniche, eccetera, roba che io non so perché ancora la patente delle barche non ce l'ho. Ritornando alla sala principale, possiamo adesso passare alla cucina, che non è molto spaziosa ma funzionale. Ha tutte quante le cose ben incassate, ha tantissime ante per le varie cose. Non ci crederete, ma anche questa è una cabina. Questa dovrebbe essere un'altra cabina per l'equipaggio. Fanno tipo 200 gradi qua dentro. Passiamo al fly, che è un'altra parte molto interessante. Bellissimo tavolino per giocare, diciamo, all'aria aperta. Seconda area per prendere il sole. Abbiamo un'altra piccola cucina, diciamo, esatto. Qua c'è la griglia. C'è un secondo, una seconda postazione di guida. Anche questa esperienza è finita con un crash. Perché purtroppo, no, a parte gli scherzi, ragazzi, purtroppo tornando dall'ultima navigazione abbiamo colpito dentro uno scoglio, fortunatamente soltanto con l'elica sinistra, la quale si è piegata e chiaramente ha causato un danno piuttosto serio alla barca. Siamo per comunque farti qua, ci saranno tutti i video. Questa è l'elica e il problema è che probabilmente, dato che non gira, potrebbe essersi danneggiato anche il braccetto, per cui potrebbe rivelarsi un danno un po' più grosso. Comunque l'assicurazione paga. La nostra esperienza termina qua. Tireremo fuori la moto d'acqua e andiamo a fare un giro con quella. Esatto, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Anche questo terminato con un crash, quindi siete contenti. Ricordatevi di mettere un commento, campanellina, dei like, campanellina e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video.